Allora ragazzi, buongiorno, siamo giunti alla parte terminale del corso, come già vi ho detto. Infatti l'ultimo argomento che affrontiamo sono gli elementi finiti. Anche questo è un argomento vasto in realtà, molto vasto. Però noi limitiamo il nostro interesse ad alcuni casi semplici e a una metodologia specifica nell'ambito della formulazione degli elementi finiti, che è il metodo di Galiettin, dei residui pesati di Galiettin, come vedremo nella lezione di oggi pomeriggio. Vi dico questo perché, a differenza dei volumi finiti, gli elementi finiti presentano diciamo, possibili formulazioni diverse e noi, come ripeto, ne guardiamo solamente uno. Allora, dal punto di vista storico, gli elementi finiti sono stati introdotti intorno al 1960, come potete leggere su questa slide, per trattare problemi strutturali, quindi di meccanica strutturale. Quindi successivamente sono stati estesi a problemi di tipo CFD, quindi diciamo così alla termofluidodinamica numerica. E questo è qualcosa che è attribuito a queste due persone qui, questo professore Zinkiewicz e Chung. Vi ricordo che Zinkiewicz, che purtroppo oggi non c'è più, era all'Università di Swansea ed è stato il tutor del dottorato di ricerca del professore Massarotti, di cui avete seguito il seminario. Quindi diciamo che il CDS, l'algoritmo sul quale è basato il codice non commerciale che io utilizzo per le simulazioni CFD, nasce da questa persona, successivamente sviluppato dal professore Lidia Rasu, che sta sempre all'Università di Swansea, quindi Massarotti, io e così via. Va bene? Questo giusto per darvi anche una lettura delle persone che lavorano su questa aspetto. Allora, va bene, possiamo continuare un attimo a guardare le diapositive prima di entrare nel vivo. Quando abbiamo un problema da studiare, ovviamente ormai siete a fine corso, avrete capito qual è l'approccio, spero vivamente di sì, cioè abbiamo un problema che sostanzialmente consiste nel descrivere un fenomeno fisico e poiché magari non abbiamo la possibilità di descriverlo in maniera accuratamente, diciamo sufficientemente dettagliata per vari motivi, non abbiamo la possibilità di descriverlo in modo sperimentale, allora decidiamo di utilizzare le tecniche numeriche. Quindi i passi da seguire sono innanzitutto individuare il modello matematico più adatto alla descrizione della realtà fisica, quindi dalla realtà fisica passiamo a un sistema di equazioni differenziali e derivate parziali e a questo punto questo sistema verrà risolto numericamente utilizzando il metodo numerico che in quel momento stiamo utilizzando. Nel caso degli elementi finiti, la discretizzazione di queste equazioni è basata su due parti principali. La prima parte è la discretizzazione del dominio, cioè la generazione della griglia computazionale, che è un pochino più articolata rispetto a differenze finite e volumi finiti, quindi merita un pochino di attenzione in più. E la seconda parte invece è la discretizzazione delle equazioni differenziali e delle derivate parziali, il che significa passare da appunto equazioni differenziali e delle derivate parziali a un sistema di equazioni algebriche. Questa discretizzazione può essere fatta nello spazio e nel tempo, a seconda del tipo di risoluzione, o meglio, il tipo di formulazione che decidiamo di adottare. Di questo ne parleremo magari un pochino più in dettaglio nella prossima lezione, mettendo insieme il tutto. Arriviamo al sistema di equazioni che risolveremo e quindi andremo a fare l'analisi dei dati. Allora, detto questo, questa brevissima introduzione è necessaria perché nella lezione di questa mattina ci occupiamo del ramo di sinistra, cioè la parte relativa alla discretizzazione del dominio. Bene, allora, la discretizzazione del dominio implica
la generazione di una griglia computazionale. Nel caso degli elementi finiti, la differenza principale tra questa metodologia e le altre che abbiamo visto nel corso di termofluidodinamica consiste nel fatto che i nodi si trovano in corrispondenza dei vertici degli elementi. Mentre, se ricordate, nei volumi finiti e nelle differenze finite, il nodo si trovava al centro dell'elemento, no? Quindi si trova in corrispondenza dei vertici degli elementi. La soluzione, come al solito, è nota nei nodi e, indicando con un numero cerchiato il numero dell'elemento, quindi in questo caso specifico ho rappresentato 5 elementi, è chiaro che è solo un'esemplificazione, i nodi sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in modo al centro. È chiaro che il nodo 6 in questo caso appartiene a tutti e 5 gli elementi. Il nodo 1 appartiene all'elemento 1 e all'elemento 5. Di conseguenza gli elementi di fatto condividono dei nodi. Il metodo degli elementi finiti è basato su un concetto che è il concetto di interpolazione. Questo concetto implica che nota la soluzione sui nodi, ricavo la soluzione sull'elemento interpolando il valore nodale attraverso delle funzioni interpolanti che di fatto sono arbitrarie. Per capire bene questo concetto e quindi capire come è fatta la discretizzazione spaziale nella metodologia degli elementi finiti, consideriamo il caso di un elemento monodimensionale lineare, che è il caso più semplice che posso pensare di avere con questa metodologia. Quindi è un elemento formato da due nodi che chiamo nodo I e nodo J, e se phi è la generica variabile che sto risolvendo, questo sarà il valore di phi con I, e magari questa potrebbe essere la phi con J. Ora va da sé che di fatto tanti problemi ingegneristici di interesse pratico possono essere descritti da, diciamo, possono essere descritti in modo monodimensionale, ecco, se vogliamo utilizzare questa terminologia. Esempi sono flusso in un condotto completamente sviluppato. Abbiamo visto che di fatto il profilo nel caso laminare rimane uguale sempre a se stesso nella direzione z, quindi noto il profilo, posso risolvere il tutto come fosse un problema monodimensionale. Altro esempio che abbiamo visto durante il corso è il profilo di temperatura lungo una retta, che possiamo ancora ritenere monodimensionale. Di conseguenza questo tipo di elemento monodimensionale può essere utilizzato di fatto in diverse applicazioni pratiche di interesse ingegneristico. Allora, il valore della phi sull'elemento sarà descritto in questo caso da una relazione del tipo A più Bx. Infatti è un elemento monodimensionale lineare perché appunto riteniamo che note le variabili nodali, la variazione, la grandezza di interesse sull'elemento varia linearmente, e
quindi potrà essere espressa attraverso l'uso di funzioni interpolanti che chiamo NI e NJ. In questo modo, e note le funzioni interpolanti, io posso di fatto andare a valutare la grandezza phi su qualsiasi punto dell'elemento. Adesso vi ho detto che queste funzioni interpolanti sono di fatto arbitrarie. Tuttavia si ritiene che nella maggior parte dei casi si scelgono come funzioni interpolanti delle funzioni algebriche, come questa a più di x. Questo perché sono facilmente derivabili e facilmente integrabili. Ok? Quindi nel caso di elemento monodimensionale lineare, le funzioni interpolanti saranno funzioni algebriche lineari. Chiaramente adesso dobbiamo capire come sono fatte queste funzioni interpolanti, e per farlo imponiamo il passaggio di questa generica retta nei nodi I e J, scrivendo A più B x con I uguale T con I, A più B x con J uguale F con J. Questo significa che ho un sistema di due equazioni in due incognite, dove le incognite sono appunto i coefficienti A e B. Tenete presente che x con I e x con J sono dei dati geometrici della vostra griglia computazionale, cioè una volta determinata, una volta generata la griglia computazionale, voi avete le coordinate di tutti i nodi. Di conseguenza quello è un dato noto geometrico legato alla griglia computazionale generale. Se sottraggo la prima alla seconda, ottengo B, x con J meno x con I, è uguale a F con J meno F con I. Di conseguenza B sarà pari a F con J meno F con I diviso x con J meno x con I. Ovviamente a questo punto è facile determinare A, perché A è pari a F con I meno B x con I, cioè pari a F con I, anzi facciamo direttamente il minimo comune multiplo, oppure possiamo anche lasciarlo così, pari. Quindi facciamo F con I meno B F con J meno F con I x con J meno x con I per x con I. A questo punto posso sostituire A e B nell'espressione di partenza, che è questa, quindi B ed A, e ottengo F con X uguale a F con I meno FJ meno F con I diviso XJ meno X con I per X con I più BX più Fj meno Fi con I diviso Xj meno X con I per X. Posso evidentemente fare il minimo comune multiplo ottenendo Xj meno X con I, e al numeratore avrò Fi con I Xj meno Fi con I X con I meno Fi con J X con I più Fi con I X con I, questo è il secondo termine, e poi abbiamo più Fi J X meno Fi con I X. Bene, a questo punto possiamo osservare che Fi con I X con I Fi con I X con I si semplifica, e di conseguenza, se vogliamo determinare le funzioni di forma, dobbiamo riscrivere tutto in questo modo qua. Quindi tutto è uguale a Fi con I che moltiplico al numeratore avremo xj meno x con I, al numeratore abbiamo xj meno x.
più P con J al denominatore, sempre X con J meno X con I, al numeratore abbiamo X meno X con I. Di conseguenza, dal momento che questo è pari a P con I per la funzione di forma N con I di X più P con J N con J di X, capite bene che questa è la funzione di forma associata al nodo I, questa è la funzione di forma associata al nodo J. Ok, do il solito paio di minuti per scrivere. Quindi queste funzioni di forma, come vedete, sono lineari. Qualche osservazione: X con I, X con J, X con I, eccetera, sono dati geometrici, quindi sono le coordinate nodali che sono note una volta che, ripeto, la griglia computazionale è stata generata. Questo significa quindi che nel caso dell'elemento in esame la funzione interpolante o funzione di forma associata al nodo I sarà pari a xj meno x su L, perché x con j meno x con i di fatto è la lunghezza dell'elemento, mentre la nj è pari a x meno x con i su L. E possiamo utilizzare la notazione vettoriale per esprimere la variabile, diciamo l'andamento della variabile sull'elemento, scrivendo phi uguale a n, phi approssimato uguale a n phi, cioè il valore della variabile discretizzata approssimata quindi sull'elemento. Faccio questo segno sopra ad indicare che non è la soluzione esatta, no? Ma è la soluzione approssimata, la possiamo scrivere in forma vettoriale in questo modo. Bene, a questo punto ci chiediamo come sono fatte queste funzioni di forma. Se vado a rappresentare le funzioni di forma sull'elemento di nodi I e J, osservo che per esempio la funzione di forma N con I, quando X vale X con I, quindi quando sono in corrispondenza del nodo di appartenenza della funzione di forma, varrà X con J meno X con I diviso L, ma X con J meno X con I è proprio L, quindi vale L su L, ovvero 1. Dopodiché, a mano che mi sposto dal nodo I al nodo J, questa funzione varia linearmente fino a diventare pari a 0 nel nodo J. Infatti nel nodo J avrò x con J meno x con J che fa 0 diviso L. Quindi la N con I è fatta in questo modo. La N con J è fatta in maniera assolutamente simile, con la differenza che varrà 1 nel nodo J, dove avremo X con J meno X con I su L, e 0 nel nodo I, quindi è fatta in questo modo. Chiaramente è giusto che sia così, perché le funzioni di forma sono delle funzioni di peso in realtà, cioè io vado a valutare il valore della phi sull'elemento facendo di fatto una media pesata dei valori nodali utilizzando come coefficiente di peso le funzioni di forma. Quindi se sono esattamente al centro dell'elemento, che cosa succede? Succede che
il valore della fi qui sarà dato per metà dalla fi con i e per l'altra metà dalla fi con j. Ma se mi sposto verso il nodo i, vedete che il valore della fi con i peserà sempre di più rispetto al valore della fi con j, fino ad arrivare nel nodo dove la fi con j di fatto non ha più peso nel calcolo del valore interpolato della variabile di interesse. E allora questo ci permette di mettere in evidenza che queste funzioni di forma devono avere delle proprietà precise affinché tutto funzioni correttamente. La prima proprietà è che valgono 1, anzi facciamo così, sì, valgono 1 nel nodo, possiamo anche scriverlo in modo diverso. Allora n con i di x con i è uguale a 1, n con i x con j è uguale a 0. E questa è la prima proprietà, perché ovviamente ci dice che la funzione di forma associata al nodo i vale 1 nel nodo i e 0 nell'altro. La seconda proprietà è n con j, x con i invece è pari a 0, ed n con j, x con j è pari a 1. Quindi queste due scritture ci dicono che la funzione di forma vale 1 nel nodo a cui è associata e 0 nell'altro nodo. Chiaramente però abbiamo visto che la somma delle funzioni di forma deve fare 1 ovunque, altrimenti le cose non funzionano. Quindi l'altra proprietà è n con i di x più n con j di x è uguale a 1, con x compreso tra x con i e x con j. E queste sono le proprietà delle funzioni di forma. Ora, l'altra cosa che ci serve è capire come è fatta un'altra grandezza di interesse nelle nostre simulazioni numeriche, e cioè il gradiente di φ. Ora, il gradiente di φ è dato da del φ. Facciamo così, del φ su dx è uguale a del φ segnato su dx. Allora il gradiente è circa uguale al gradiente della funzione approssimata, giustamente, ma questo significa che il tutto è uguale a d su dx di n con i, anzi facciamo così, scriviamolo ancora in maniera formalmente più corretto, n fi. Quindi il tutto è uguale a dn con i di x su dx per fi con i più dnj x dx per φ con j. Allora vediamo un attimo che cosa ho scritto. Il gradiente della soluzione esatta circa uguale al gradiente della soluzione approssimata, che però noi esprimiamo in questo modo qua, quindi con notazione matriciale come n per φ. Quindi il tutto è uguale a d su dx di n per φ. Ma φ sono i valori nodali, quindi sono delle costanti, mentre n varia con x. Quindi tutto diventa, la derivata si scarica sulla funzione di forma, quindi tutto diventa dn i di x rispetto a dx per φ con i più dn j su dx φ con j. Ok? Ma dn con i
su dx, la derivata della funzione di forma n con i fatta rispetto a x è pari a meno 1 su L, lo vedete qua. Mentre la derivata della funzione di forma j fatta rispetto a x è 1 su L. Di conseguenza il gradiente è uguale a meno 1 su L, 1 su L, φ con i, φ con j, ovvero sia è uguale a φ con j meno φ con i su L, cioè la pendenza della retta ovviamente che passa tra i due nodi, ok? Questa notazione tuttavia è importante perché, come vedrete, cercherò magari di farvi vedere velocemente, nella trattazione poi del metodo degli elementi finiti, cioè quando poi praticamente si va a risolvere un problema, è sempre utile mettere il tutto in forma matriciale in questo modo. Ma comunque, se avete capito che cosa ho fatto, sostanzialmente abbiamo potuto osservare che su un elemento lineare monodimensionale la soluzione varia appunto linearmente, il gradiente è la pendenza, quindi sull'elemento di fatto è costante. Ma se è così, allora immaginando di avere una φ di x che varia, anzi facciamo così, la facciamo variare in quest'altro modo, così sposto l'asse x più in alto, così la cosa diventa ancora più chiara, in questo modo. Immaginiamo che questo sia il nodo i, nodo j e nodo k, quindi tre nodi. Questa è la φ con i, φ con j e φ con k. Ovviamente se utilizzassi degli elementi monodimensionali lineari la soluzione seguirebbe la soluzione approssimata qui segnata di x, seguirebbe un andamento di questo tipo, giusto? La soluzione quindi varia linearmente sugli elementi, poiché gli elementi adiacenti condividono un noto, o è un nodo, chiaramente la soluzione è nota nel nodo, e vi fa capire che c'è una continuità della soluzione tra un elemento e l'altro, per forza, perché hanno un nodo in comune. Ok? Se però vado a guardare il gradiente è la pendenza della retta. Quindi immaginando di aggiungere un asse qui, che è del φ su dx, allora nel primo tratto avrò un gradiente positivo, giusto? Perché ho una pendenza positiva, quindi immaginiamo che il gradiente sia questo, costante ovviamente perché la pendenza è costante su tutto l'elemento, quindi il gradiente è sempre lo stesso. Quando arrivo sul secondo elemento la pendenza diventa negativa, quindi il gradiente diventa negativo. Ovviamente sarà meno pendente, quindi lo faccio un pochino più piccolo, ma non troppo perché altrimenti perdo in chiarezza grafica. Quindi questo è il gradiente sul primo elemento, questo è il gradiente sul secondo elemento.
è facile osservare che mentre ho una continuità della soluzione tra un elemento e l'altro, non ho una continuità della derivata della soluzione tra un elemento e l'altro, ma c'è un salto, vedete? C'è una discontinuità. Elementi di questo tipo sono detti lagrangiani. Lo scrivo qui. Quindi, questo che stiamo studiando è un elemento lagrangiano lineare monodimensionale. Gli elementi lagrangiani ovviamente garantiscono una continuità della soluzione, ma non una continuità della derivata, e per questo si dice che sono di ordine C0. Ora, se voi provate ad andare a guardare sul software che state utilizzando gli elementi in uso, giacché il vostro software è agli elementi finiti, ovviamente ci aspettiamo che ci sia una qualche indicazione sull'ordine della funzione interpolante, e in effetti c'è, ed è del secondo ordine, e c'è scritto anche Lagrange vicino. Ecco, Lagrange vuol dire appunto questo, che quegli elementi lì non consentono una continuità del gradiente, ma solo una continuità della soluzione. Però quegli elementi lì sono del secondo ordine, di default sono sempre del secondo ordine in generale, per problemi bidimensionali. Che cosa vuol dire a questo punto che sono del secondo ordine? Ci siete? Devo fare un riepilogo o qualcosa? Avete capito? Tutto chiaro? Ok. Che cosa vuol dire che sono del secondo ordine? Allora, se abbiamo una f di x, per esempio, fatta così, e questi sono i nodi i e j, e quindi ovviamente f con i e f con j, utilizzando un elemento lineare, approssimo questa soluzione con una retta, ovviamente introducendo un certo errore. Mi aspetto che questo errore, questo scostamento tra la parabola o questa curva del secondo ordine in generale e la curva del primo ordine, che è quella dell'elemento lineare monodimensionale, possa diminuire se scelgo un'interpolazione di tipo quadratica, ovvero se decido di utilizzare delle funzioni interpolanti non lineari ma quadratiche. In questo caso si parla di elementi appunto quadratici o del secondo ordine, ma è chiaro che due punti non sono sufficienti a definire una curva del secondo ordine, quindi si introduce un terzo nodo qui al centro dell'elemento, e qui avrò una
P con K. Questo procedimento del terzo nodo non è una cosa che deve fare l'utente. Di solito l'utente, una volta definita la griglia computazionale, decide l'ordine delle funzioni interpolanti, e se decide di passare dal primo al secondo ordine, automaticamente, nel caso per esempio di griglia monodimensionale, viene posizionato un nodo a metà di ogni elemento, quindi un nodo aggiuntivo. Questo significa che rispetto per esempio ai volumi finiti, questo aspetto conferisce al metodo degli elementi finiti una maggiore flessibilità, già che io posso migliorare di fatto l'accuratezza della soluzione modificando l'ordine delle funzioni interpolanti senza la necessità di ridefinire la griglia computazionale. In questo caso quindi la phi di x avrà un'espressione del tipo a più bx più cx al quadrato. Per determinare i coefficienti a, b e c, ovviamente impongo il passaggio per i tre nodi, quindi a più bx con i più cx con i al quadrato sarà uguale a phi con i, a più bx con k più cx con k al quadrato sarà pari a phi con k, e a più bx con j più c x con j al quadrato sono pari a p con j. E a questo punto non devo far altro che risolvere questo sistema di tre equazioni nelle tre incognite a, b e c, il quale può essere posto nella forma matriciale 1 x con i al quadrato 1 x con k al quadrato 1 x con j al quadrato a b c uguale phi con k phi con j. Ovviamente ora non ci mettiamo a risolvere questo sistema di equazioni, perché possiamo ricostruire le funzioni di forma direttamente, graficamente, sfruttando le proprietà che le funzioni di forma devono avere. Però vi faccio notare che in questi casi, quando devo affrontare la risoluzione di questi sistemi, determinare le funzioni di forma, intanto, non vi ho detto una cosa, ve la dico adesso: le funzioni di forma, come avete visto, dipendono di fatto dalla griglia computazionale, quindi i coefficienti delle funzioni di forma, in questo caso a, b e c, possono essere determinati una volta definita la griglia computazionale in base alle coordinate nodali della griglia, e ovviamente poi serviranno per valutare la soluzione utilizzando i valori nodali della soluzione approssimata. Ma A, B e C sostanzialmente possono essere determinati a partire dalla griglia computazionale. Questo significa che di fatto, prima di iniziare il calcolo, il processo di calcolo agli elementi finiti, si determinano tutti i coefficienti delle funzioni di forma, poiché la griglia è nota, e si tengono in memoria disponibili per i calcoli successivi. Quindi non è un'operazione che noi dobbiamo ripetere ogni volta, perché la griglia rimane immutata, quindi va fatta una volta all'inizio e fine. Allora, dal punto di vista numerico, quando abbiamo elementi costituiti da più di due nodi, 3, 4 nodi, eccetera, può essere utile determinare questi coefficienti per risolvere il sistema utilizzando per esempio la regola di Cramer, per cui il coefficiente A sarà pari al rapporto tra il determinante dei coefficienti, dove nella prima colonna vado a sostituire i termini noti, la colonna dei termini noti, quindi il determinante di questa matrice phi con i, phi con j, phi con k, x con i, x con j, x con k, x con i quadro, x con j quadro, x con k quadro, di
variante di 1, 1, 1, cioè la matrice dei coefficienti x con i, x con j, x con k, x con i quadro, x con j quadro, x con k. Qua. Allo stesso modo, ovviamente, avremo b sarà pari a determinante di 1, 1, 1, di j di k, x quadro, x, j quadro, x, k quadro, diviso al solo 1, 1, 1, x, x, j, x, k, x quadro, x, j quadro, x, k quadro, e c, seguendo ovviamente la stessa regola. Una volta trovati A, B e C, vanno sostituiti nell'equazione di partenza, cioè N phi di X, scusatemi, uguale A più BX più CX quadro, e raggruppati i termini a formare i coefficienti di phi con I, phi con J e phi con K, i coefficienti appunto di questi valori notati saranno le funzioni di forma. Ora vi faccio vedere come sono fatte le funzioni di forma nel caso di elementi quadratici, la loro espressione analitica. Se voi volete ricavarla potete fare così, tenendo presente ovviamente che x con j meno x con i sarà pari alla lunghezza dell'elemento, mentre questa dimensione qui è l mezzi, x con k meno x con i come pure x con j meno x con k. Allora, se vado a rappresentare le funzioni di forma sull'elemento, io so che le proprietà delle funzioni di forma mi dicono che la funzione di forma dovrà valere 1 sull'elemento a cui è associata, scusatemi, sul nodo, in corrispondenza del nodo a cui è associata, e 0 in corrispondenza degli altri nodi. In questo caso la n con i dovrà valere 1 nel nodo i e 0 nei nodi k e j. Sarà un'espressione algebrica del secondo ordine, di conseguenza l'andamento sarà parabolico, fatto in questo modo. Ecco, una parabola fatta così che vale 1 nel nodo i e 0 in k e j. E questa è la n con i di x. La n con j di x sarà fatta in modo simile, vale 1 in j e 0 in k e in i. Quindi questa è la n con j di x. La n con k invece dovrà valere 1 nel nodo k, 0 in i e j, quindi sarà ancora una parabola ma con concavità rivolta verso il basso e che avrà il vertice in corrispondenza di x con k, cioè fatta in questo modo qua. Questo è n con k di x. Allora, senza aver determinato di fatto l'espressione di queste funzioni di forma, sappiamo che sono algebriche del secondo ordine, quindi di fatto sono delle parabole, sfruttando le proprietà delle funzioni di forma che abbiamo visto prima, siamo comunque in grado di tracciarne l'andamento. Bene. Ora, se volessi andare a vedere che cosa è cambiato rispetto al caso precedente,
così, nodo 1, 2, 3 più che IJ, forse è meglio. Allora abbiamo due elementi quadratici, elemento 1, elemento 2, e ovviamente se questa è la soluzione esatta, la soluzione approssimata, io ora esagero ovviamente lo scostamento volutamente perché così forse diventa più chiaro. Comunque la soluzione approssimata sarà quadratica, la faccio tratteggiata, ecco, questa qui tratteggiata potrebbe essere la soluzione approssimata, cioè quadratica ma sicuramente molto più vicina a quella esatta rispetto a prima, perché proprio in questo caso quella esatta è simile a una parabola. Ora, se la funzione di forma è quadratica e se quando vado a calcolare il gradiente devo fare di fatto la derivata della funzione di forma, la derivata di un'espressione del secondo ordine mi restituisce un'espressione del primo ordine, quindi vuol dire che il gradiente sarà lineare sull'elemento, varierà linearmente sull'elemento. In questo caso ho un gradiente sempre positivo che diminuisce sull'elemento fino ad andare quasi a zero in sommità, in questo modo. Nel secondo caso c'è una variazione magari meno marcata, ma quello che voglio mettere in evidenza è che anche se il gradiente non è più costante ma varia linearmente sull'elemento, non è assolutamente detto che all'interfaccia ci sia una continuità della derivata della soluzione, cioè ancora ovviamente c'è una continuità della soluzione ma non è garantita la continuità del gradiente della soluzione. Quindi io ho disegnato questo salto, il gradiente, volutamente per mettere in evidenza questo aspetto. Questo perché un elemento di questo tipo è sì quadratico, monodimensionale, ma è ancora lagrangiano, è ancora lagrangiano. Nei codici di calcolo si utilizzano praticamente sempre elementi lagrangiani fatti in questo modo, ma è bene sapere che esistono anche elementi di classe C1 che garantiscono la continuità della soluzione e della sua derivata. Sono elementi evidentemente più complessi che si chiamano ermitiani, e questi elementi qua di solito però nella pratica vengono raramente utilizzati, ma vengono sempre utilizzati elementi lagrangiani. Ora, queste informazioni le ritrovate sulla presentazione. Ecco, qui avete l'espressione delle funzioni di forma nel caso di elemento quadratico monodimensionale. Come vedete, queste funzioni di forma dipendono da coefficienti i quali dipendono solo da fattori geometrici, quindi sono 3, per esempio nel primo caso meno 3 su L e 2 su L4. Quindi questi coefficienti A e B, anzi come abbiamo scritto noi A più B, X più C, quindi questa è la funzione di forma N con I, che avrà i coefficienti A con I, B con I e C con I. Noti coefficienti, so che questa funzione sarà pari ad A con I più B con I X più C con I X quadro. E A con I, B con I e C con I dipendono solo dalla griglia, perché valgono 1, meno 3 su L e 2 su L4. Stessa cosa per la funzione di forma J. In questo caso A vale 0, B vale 4 su L e C, C A, J, BJ e CJ si intende, vale meno 4 su L4 e così via. Quindi nota la griglia, io posso di fatto calcolare tutti i coefficienti A, B e C delle funzioni di forma a partire dalle coordinate nodali. Ovviamente, come vedete, la derivata avrà un'espressione,
una variazione lineare sull'elemento, infatti vedete che qui abbiamo una variazione lineare, può essere sempre messo in forma matriciale, ma comunque non viene garantita la continuità della derivata. Bene, vediamo l'ultimo elemento. Ah, ecco, qui c'è scritto elementi hermitiani, come vi ho detto un minuto fa. Quindi trovate tutto comunque sulla presentazione. Come ultima cosa della lezione di oggi, per poter essere, diciamo, pronti ad utilizzare queste informazioni poi per applicazioni pratiche, perché la formulazione nel pomeriggio cercheremo di guardarla con un esempio pratico piuttosto che attraverso mille passaggi teorici, va bene? Ora, per poter essere pronti a guardare la formulazione oggi pomeriggio, guardiamo l'ultimo elemento utilizzato, che è l'elemento bidimensionale di tipo triangolare lineare. Gli elementi triangolari sono ampiamente utilizzati nella tecnica degli elementi finiti perché consentono di realizzare una griglia che segue in maniera fedele i contorni del dominio di calcolo. Quindi sono elementi molto flessibili, ampiamente utilizzati, che voi utilizzate nelle simulazioni, che io stesso utilizzo nel codice non commerciale. Nel caso tridimensionale questi elementi triangolari diventano tetraedrici, cioè si aggiunge un nodo e diventano tridimensionali, vi farò vedere tra un attimo. Allora, io nel mio caso utilizzo elementi triangolari lineari, veramente a questo punto aggiungerei la parentesi lagrangiani, voi sapete che cosa significa questo punto. Vediamo come sono fatti questi elementi. Allora, siamo nel piano XY questa volta. Un elemento triangolare è costituito da tre nodi, un elemento triangolare lineare è costituito da tre nodi, ogni nodo è posizionato a uno dei vertici, quindi avremo nodo I, nodo J e nodo K, e la soluzione approssimata sull'elemento sarà data da un'espressione del tipo alfa più beta x più gamma y, quindi ancora lineare, ma di fatto è un piano, non più una retta rispetto a prima. Questo significa che se volessi cercare di rappresentare il tutto in maniera tridimensionale avrei x, y e z, anzi x, y e p per esempio, in questo modo x, y e p di x, y, forse quest'asse di y lo faccio come ordinato, ecco qua. Bene, allora l'elemento triangolare giace ovviamente sul piano XY in questo modo e ogni nodo avrà, quando andrò a finire con la Y, facciamo così, ecco, accorciamo l'asse delle Y e ogni nodo avrà il suo valore nodale. Ecco, in questo modo, quindi I, J, K, I con J, C con I e F con K. Il piano che passa in corrispondenza di questi tre valori nodali è quello che utilizzo per interpolare appunto
i valori nodali e determinare il valore della soluzione su un punto qualsiasi dell'elemento. Cioè, mi spiego, voglio trovare la soluzione in questo punto? Parto da qui, intersego il piano e mi leggo la soluzione. Capite cosa intendo? Questo è il concetto. Mentre prima parti sull'elemento, interseghi la retta e ti leggi la soluzione, adesso quella retta è diventata un piano. Chiaramente questo significa che le funzioni interpolanti dipenderanno da x e da y, e per determinare i coefficienti dovremmo scrivere alfa più beta x con i più gamma y con i uguale a phi con i, alfa più beta x con j più gamma y con j uguale a phi con j, alfa più beta x con k più gamma y con k è uguale a phi con k. In forma matriciale il tutto è 1, 1, 1, x con i, x con j, x con k, y con i, y con j, y con k. Alfa, beta, gamma, y con i, y con j, y con k. Bene, a questo punto vi faccio osservare che, data una figura geometrica come questa nel piano, dovreste sapere che il determinante di 1, 1, 1, x con i, x con j, x con k, y con i, y con j, y con k è pari a 2 volte l'area della figura geometrica. Ok? Questo sempre, quindi se bisogna trovare l'area di una figura geometrica orientata in modo casuale, note le coordinate dei vertici, possiamo trovarlo in questo modo. Quindi l'area è questa. Questo significa che se voglio determinare con la regola di Cramer alfa, beta e gamma, so già che il determinante dei coefficienti al denominatore è 2 volte l'area. Bene? Di conseguenza, per esempio, alfa sarà pari al determinante di phi, phi j, phi k, phi x con i, x con j, x con k, y con i, y con j, y con k, diviso 2 volte l'area. Non lo facciamo chiaramente per tutti, però in questo caso è pari a phi con i, che moltiplica x con j, y con k, meno x con k, y con j, meno phi con j, che moltiplica x con i, y con k, meno xk, y con i, più, qua finito lo spazio, lo scrivo qua, più phi k, che moltiplica x con i, y con j, meno x con j, y con i, e tutto diviso 2a. Possiamo determinare tutti gli altri coefficienti alfa, beta e gamma in questo modo,
e troveremo che di fatto n con i, ng e nk avranno un'espressione del tipo 1 su 2a, a con i più b con i x più c con i y, sapete come poter determinare questi coefficienti, che sono qua, eccoli qua, questo è A con I, questo è A con J, questo è A con K, l'abbiamo chiamato B, A con I, B con I, C con I, A con J, B con J, C con J e così via, determinati in questo modo. Va bene? Anche in questo caso le funzioni di forma hanno dei coefficienti che dipendono solo dalle caratteristiche geometriche della griglia, cioè dalle coordinate nodali. Quindi prima di iniziare il nostro processo di calcolo possiamo determinarci tutti questi coefficienti A con I, B con I, C con I, A con J, B con J, C con J e memorizzarli in una matrice. Questo è quello che di fatto effettivamente si fa. E quindi si memorizzano e si memorizzano già con 2A, cioè A con I su 2A, B con I su 2A, eccetera. E ciò che io personalmente faccio è avere anche un'informazione per ogni elemento che è due volte l'area già pronta su una riga, così uno per ogni elemento si va a pescare tutte le informazioni, compresa l'area. Bene, allora a questo punto l'ultima cosa da vedere è come è fatta, avete capito finora? Come è fatta, ah ecco, questi sono i coefficienti messi in forma esplicita. Comunque avete capito come è possibile ricavarli. Su questa presentazione non c'è. Ok, nessun problema. Come è fatta l'informazione che ci arriva da poter elaborare per poter calcolare queste quantità a questo punto? Allora, immaginiamo di avere un dominio molto semplice formato da un quadrato e immaginiamo di dividere questo dominio utilizzando una griglia strutturata in un certo numero di nodi e di elementi. Di fatto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9, x, y, numeriamo i nodi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, numeriamo gli elementi, numero con il cerchietto, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6, elemento 7, elemento 8. Se voi esportate la griglia computazionale troverete queste informazioni qua. Allora, quali sono le informazioni che devo utilizzare? Le coordinate nodali disponibili in forma matriciale in questo modo. Allora, potrei avere una matrice 2 per n, dove n è il numero di nodi, fatta così: x con 1, y con 1, x con 2, y con 2 e così via, fino a x 9, y 9.
In questo modo, quando io entro sulla riga N, mi leggo prima la coordinata X del nodo N, perché sono sulla riga N, e poi la coordinata Y del nodo N. Nel nostro caso questo significa praticamente il nodo 1, 0, 0. Nodo 2, la X, immaginiamo che le dimensioni del lato siano unitarie. Il nodo 2 avrà 0, 5, 0. Nodo 3, 1, 0. Nodo 4 avrà 0, 0, 5. Nodo 5, 0, 5, 0, 5. E così via. Quindi nodo 1, nodo 2, nodo 3 e così via. E in questo modo ho le coordinate nodali. Se ho le coordinate nodali, posso calcolare le funzioni di forma, dite voi. Beh, in realtà no. Ancora no, perché se volessi utilizzare queste informazioni per calcolare le funzioni di forma, non saprei ancora. Se mi arriva semplicemente questo e non ho visto la griglia, non so questi nodi a quali elementi appartengono, giusto? L'altra informazione che mi dice questo è la connettività, la quale mi dice per ogni elemento quali sono i nodi che formano questo elemento. Per esempio, elemento 1 avrò nodo chiamiamolo così, nodo I, nodo J, nodo K. Quindi io in questo modo vado a vedere ogni elemento da quali nodi è formato. Nel nostro caso la connettività potrebbe essere una matrice composta da 8 righe, perché 8 è il numero degli elementi. Quindi il primo elemento è formato dai nodi 1, 2, 4. 1, 2, 4. Il secondo elemento è formato dai nodi 2, 4, 5. 2, 4, 5. Quindi questo è elemento 1, elemento 2, elemento 3. 2, 3, 5. 2, 3, 5. E così via. Fino all'elemento 9. Allora a questo punto effettivamente ho tutto quello che mi serve per calcolare le funzioni di forma, perché il processo è semplice. Vedo impegnati a scrivere. Aspetto. Allora, vogliamo calcolare le funzioni di forma, per esempio dell'elemento 2, ok? Entro nella matrice di connettività. L'elemento 2 è formato dai nodi 2, 4 e 5, quindi il nodo I, J e K. Allora, bene, guardiamo questa espressione. Voglio calcolare A con I, che è pari a X con J, Y con K, meno X con K, Y con J. Bene, allora che faccio? J, X con J per Y con K, quindi l'X del nodo 4 per la Y del nodo 5 meno la X del nodo 5 per la Y del nodo 4. Nodo 4, vado qua, entro sulla quarta riga, X, perché è il nodo 4, quindi leggo direttamente matrice riga 4, colonna 1, X, Y e così via, e faccio tutti i calcoli e mi salvo tutto in un'altra matrice ancora. Qui metto elemento, cioè c'è una riga per ogni elemento, dove ho A con I, B con I, C con I, A con J, B con J, C con J, A con K, B con K e C con K e così via. Altro elemento, A con I, B con I, C con I, eccetera. Capite? Una volta che ho compilato questa matrice, volendo posso anche compilare l'altra, quella della derivata della funzione di forma, e ce le ho lì in memoria, pronte per qualsiasi calcolo io debba fare successivamente. E a questo punto la parte iniziale è terminata, devo capire che calcoli devo fare, quindi devo capire che tipo di formulazione utilizzare a questo punto.
Quindi avete visto che la parte di generazione della griglia è un pochino più laboriosa rispetto ai volumi finiti e alle differenze finite. L'ultima cosa che vi avevo detto, vi avrei detto, e che non vi ho detto, come diventa un elemento triangolare, diventa tridimensionale. Lo facciamo direttamente qui, diventa un elemento tetraedrico aggiungendo un altro nodo in questo modo qua. Quindi i nodi diventano qua. Vedete? Questo lato ovviamente non si vede, quindi così. E chiaramente questo significa che siamo nello spazio tridimensionale. Valgono sempre le stesse regole. Qui avremo un'espressione del tipo alfa più beta x più gamma y eccetera, che ovviamente entra in gioco anche z. Dovremo sempre risolvere un sistema di questo tipo per determinare i coefficienti e sarà sempre la stessa cosa. Chiaramente però il numero di incognite cresce e quindi l'impegno calcolazionale cresce. Avete dei dubbi, delle domande? Qualcosa che devo ripetere? Il metodo come si chiama? Il metodo degli elementi... Allora, quello lo vedremo nel pomeriggio. Allora, questa è semplicemente la discretizzazione spaziale. Nel pomeriggio vedremo che tipo di formulazione utilizzeremo. È una formulazione che fa parte della famiglia dei residui pesati. Nell'ambito della famiglia dei residui pesati noi guarderemo il metodo di Galiepkin, che è un metodo specifico della famiglia dei residui pesati. Ci sono tante altre possibili formulazioni, come per esempio la formulazione variazionale, che è utilizzata, forse è più adatta per la meccanica strutturale, ma nella CFD il metodo dei residui pesati è quello più adatto ed è anche utilizzato dal software che voi state usando per le simulazioni. E anche io lo utilizzo. Ok? Ma è una cosa che vedremo nel pomeriggio. Domande, altre domande? Bene, allora ci vediamo oggi pomeriggio e a più tardi. Grazie.